Renu d'Erbaré è stato il più lungo tra tutti i giudicati sardi ed è anche il più importante. I suoi giudici furono gli unici a immaginare un regno sardo unito. Il primo a provarci fu Barisone I. Sicuro di aver avuto una buona idea, acquistò per 4.000 marchi d'argento l'investitura di Rex Sardinie dall'imperatore Friedrich Barbarossa. Ma il suo progetto venne distrutto dai banchieri genovesi. Immaginando che non avrebbe potuto mai pagare quel prestito, lo trattennero in ostaggio per 7 anni. Un altro grande di Arborea fu Mariano IV, cresciuto alla corte di Aragona e amico del futuro re di Aragona. Mariano convinse la corona dei Logu, l'assemblea dei maggiorales arborensi, a deliberare lo stato di guerra contro l'Aragona. Guerra che portò avanti sempre da vincitore. Solo la peste lo fermò. Proseguì la lotta il figlio Ugone III, ucciso in un agguato. Poi fu la volta di Eleonora, ma anche lei fu fermata dalla peste. Le speranze di una nazione sardesca si chiusero con la sconfitta di Guglielmo a Sanluri, dopo la quale il giudicato d'Arborea fu smembrato e distrutto dai vassalli del re.